Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video. Questo è il video del make-up preferito del periodo e non. Alcuni sono dei prodotti che sto utilizzando da poco, altri invece sono di riconferme. Scusa se sentirete dei rumori di macchine e cose, ma ho la finestra aperta perché fa molto caldo e non so in che altro modo fare. Sono struccata perché ho gli occhi particolarmente gonfi, perché non riesco a dormire, insomma, quindi preferivo non truccarmi, però alcune cose ve le mostrerò in azione. Partiamo con la base. Un prodotto che mi sta piacendo molto è questo correttore della Yves Rocher Sebo Vegetal. Questo qua è la colorazione, non mi sembra ce ne sia solamente una, comunque lo stick è questo e è un correttore che mi piace molto, è un pochino scurettino, però adesso che sto prendendo un po' il sole è perfetto, riesce a coprire molto bene, non va a seccare la pelle, non va ad evidenziare le pellicine, quindi è un prodotto che mi piace tanto. Non mi ricordo il prezzo perché questo l'ho preso tantissimo tempo fa, l'avevo lasciato sigillato, l'ho aperto da poco. Comunque è un prodotto che mi sta piacendo molto, a 6 mesi di PAO, e niente, se lo trovate ve lo consiglio. Un altro prodotto sempre per la base che avete visto in un video di applicazione che vi lascio linkato è questo qua, che è il fondotinta Fresh and Fit di Essence nella colorazione 30 Fresh Honey. Non so se si può vedere, probabilmente no, comunque lo sto finendo. Mi piace tantissimo, mi piace per il giorno, mi piace per la sera, è un prodotto modulabile, è un prodotto che non va ad appesantire la pelle, non è però uno di quei prodotti ultra coprenti che fanno quell'effetto mascherone. È abbastanza naturale, rimane naturale sul viso, io lo applico con una spugnetta e mi piace tanto. Ovviamente se avete delle imperfezioni che si vedono molto, brufoletti o cosa, sotto o sopra, dipende da come siete abituati, vi consiglio di utilizzare un correttore. Comunque lo utilizzo anche senza correttore perché non ho grandi imperfezioni, mi trovo bene, dura a lungo, mi piace tanto, il colore è giustissimo per il mio incarnato e niente, ve lo consiglio perché costa veramente molto molto poco. Poi come cipria invece sto utilizzando, che non ho comprato da tanto, ve l'avevo mostrato in un video haul, questa cipria di Catrice, e questa qua è di una collezione, ora vi accecherò, è di una collezione limitata. Mi piace molto il pack di questo colore con tutte le goccioline, che sembra quasi bagnato, mi piace veramente tanto. E questa qua ha tanto uno specchio molto grande e poi ha questa alla polvere che è quasi azzurrina, non so se si riesce a vedere, comunque mi piace tanto perché poi è non sbianca, appunto, se dosata bene non sbianca, è veramente molto 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 setosa e impalpabile, la grana è molto molto fine e opacizza veramente molto bene il viso, soprattutto se avete una pelle mista barra grassa, quindi è un prodotto che assolutamente vi consiglio. Inoltre fissa molto bene il trucco, anche questa non costa tanto, per il prezzo che ha va benissimo e poi ne serve veramente molto poca. Come blush ne ho due, ovviamente i prodotti miei preferiti che vi mostro da tanto non li ho rimessi in questo video perché altrimenti verrebbe un video ripetitivo, quindi chi mi segue sa che ci sono dei blush, dei prodotti come quello di Wet n Wild, insomma, che io adoro, ma che in questo video non saranno presenti perché, insomma, se no che palle. Comunque, un blush che sto utilizzando da non tantissimo perché è abbastanza nuovo è un blush che io ho trovato in un cestone delle offerte di Essence e è il Satin Touch Blush, questo qua nella colorazione 30 Satin Bronze, e mi piace veramente tanto perché è un blush che dà un effetto naturalissimo, quasi di pelle abbronzata, ma non è un bronzer, anche se si potrebbe utilizzare anche per quello scopo. Comunque mi piace tantissimo, inoltre è un colore che su di me sta benissimo, è il colore perfetto. Mi dispiace che questo blush non ci sia più. Se sapete di qualche blush con il colore simile a questo, fatemelo sapere perché non riesco a trovarne uno simile. Mi piace tantissimo, ha un colore molto bello, dura a lungo, ha questa sì satinatura ma non eccessiva, mi piace veramente tanto, per 1,20 euro
Ottimo, peccato non ci sia più. Altro blush che ho acquistato al Cosmo Prof è questo qua di Loves Naturs, la linea di make up di Equilibra, questo qua. Il pack è molto molto carino e molto slim. E questo qua è nella colorazione pesca, è un prodotto che mi sta piacendo tanto, ce l'ho anche ora ma non credo si riesca a vedere. Comunque il prodotto è questo, è un po' polverosetto come si può notare, ma al di là di questo è un prodotto che mi sta piacendo tanto. Il colore è molto bello, non è un colore tinto, è anche questo, è un colore molto naturale. Dura a lungo, dipende un po' dalle giornate, però diciamo su di me dura abbastanza. È un blush a differenza di quello di Essence matte, mi piace veramente tanto. Anche questo ve lo consiglio. Ora io non mi ricordo il prezzo, perché l'ho preso al Cosmo Prof, costava meno, insomma, quindi non so dirvi il prezzo, però sinceramente è un prodotto che li vale, è un paio di 6 mesi, ha un buon inci, quindi se lo trovate ve lo consiglio. Passiamo a ombretti. Sto utilizzando ultimamente due palette e in genere le utilizzo insieme. Una palette è questa di Astra. Di Astra vi ho fatto un video con un trucco in collaborazione con una mia amica, la palette è la Warm Temptation, questa qua. È una palette che mi è stata omaggiata al Cosmo Prof. Non mi riesce a aprirla, aspettate, perché ecco. Non ha lo specchio, il pack è molto semplice, di plastica molto semplice, però costa anche 8 euro questa palette, quindi non vi aspettate chissà che packaging, perché è anche normale che sia così. I colori sono questi, sono molto utilizzati come si può vedere, sono dei colori caldi e a me i colori caldi non stanno benissimo, però la mischio con un'altra palette che poi vi farò vedere. Comunque sono leggermente polverosini, tendono un po' a sporcare il contorno occhi, però al di là di questo sono colori bellissimi, sono colori ultra scriventi, la resa è stupenda, si sfumano molto bene, quindi sono dei colori che vi straconsiglio. Soprattutto questi colori qua, colori non matte, a me piacciono tanto perché sono veramente molto molto scriventi, cioè guardate quanto scrivono. Sono bellissimi, sono bellissimi. Peccato che a me i colori caldi così non stiano tanto bene, perché è una palette stupenda. Quindi che cosa faccio? Siccome non mi stanno molto bene questi colori, vado a fare un trucco mischiando altri ombretti di questa palette qua di Make Up Revolution. Questa è la Redemption Palette Hot Smoked. Questi sono gli ombretti. Tutti i colori verdi, blu. Questi colori qua non li ho mai utilizzati. Allora, io ho utilizzato tantissimo questo colore qua, ho utilizzato tantissimo questi altri due colori, ho utilizzato questo colore qua, questo violetto, il panna, insomma, ho utilizzato più che altro colori che sono di qua. Anche qua ha una palette che costa pochissimo, io l'ho presa all'OVS in un set e i colori sono abbastanza scriventi, meno, molto meno rispetto a quella di Astra, devo dire la verità, però sono anche molto belli, mi piacciono molto, non sono poi così polverosi. Ha una palettina che costa poco, però fa molto bene il suo lavoro, i colori si sfumano molto bene, mi piace. Anche questa ve la consiglio, mi avevate chiesto di farvi sapere come mi sarei trovata con questa palette, mi trovo molto bene, è una palette che vi straconsiglio. Poi ci sono varie palette con varie colorazioni, quindi avete un'ampia scelta, mentre di Astra mi sembra le palette occhi sono solamente 3. Poi per quanto riguarda gli occhi, le ciglia, sto utilizzando allora intanto questo mascara qua, che è il mascara di Neve Cosmetics, ed è il mascara con il cerbiattino. Questo è un mascara che ne ho sentito parlare un po' maluccio sul web, diciamo così, ha lo scovolino in silicone. A me invece piace tantissimo. Perché? Perché se lo applico così in maniera molto veloce, senza una base sotto, è un mascara veramente naturalissimo, che va bene anche applicato senza un velo di trucco, perché dà proprio un effetto naturale, carino da giorno, carino quando non abbiamo il tempo di truccarci, quando magari vogliamo solo una cosina veloce, ecco, è molto molto carino. La sera invece, quando voglio delle ciglia un po' più
tinte, diciamo così, lo vado a utilizzare in combo a questo prodotto qua, Lash Primer della Essence. Questo qua appunto è un volume booster, questo qua promette un super volume con una profumazione di mango, dice. Non, secondo me non sa di mango, ho sentito tutte le ragazze parlare benissimo di questa profumazione. Io il mango non ce lo sento. Comunque è bianco, colora le ciglia di bianco, effettivamente le apre un po', e se io dopo applico questo mascara qua mi vengono delle ciglia stupende, ma veramente molto molto belle, effetto proprio finto. Quindi questo mascara lo utilizzo da solo durante il giorno e insieme a questo la sera, e sono un'accoppiata secondo me perfetta che mi piace tantissimo. Passiamo agli ultimi prodotti, che sono quelli per le labbra. Un prodotto che mi è stato omaggiato al Cosmo Prof insieme alla palette è questa liquid lipstick di Astra. Questo è il numero 12, è un colore che a me piace moltissimo, è un colore, è un rossetto che rimane a lungo sulle labbra, è un colore nude bellissimo, rimane a lungo sulle labbra, la profumazione è molto buona e anche il pennellino è ottimo, in mezzo a un buchettino consente una stesura perfetta, è molto confortevole sulle labbra, si secca e rimane lì per tante ore, potete mangiare a meno che non sia una cosa unta, particolarmente unta. È un prodotto che viene, quando viene via dalle labbra, viene via in maniera omogenea, quindi prodotto ottimo. Questo prodotto qua che mi è stato omaggiato al Cosmo Prof, io ve ne ho decantato in tanti video, mi è piaciuto talmente tanto, sul serio, che sono andata poi a comprare un altro rossetto liquido. Allora, questo qua era quello nude, long lasting, eccetera. Quest'altro invece è matte. Quest'altro invece ha il packaging nuovo. Non è no transfer, è long lasting anche questo, è della linea Hypnotize ed è il numero 010. Questa è la linea, non mi ricordo come si chiama, ah no, è Hypnotize anche questa. Comunque, sono andata a comprare questo colore qua, il numero 010, che mi piace tantissimo anche questo. La profumazione è leggermente diversa, questa sa più di cioccolato. Comunque, il colore è molto bello. A vederlo dalla confezione così sembra molto più chiaro, sembra quasi un buon fucsia. In realtà poi è molto scuro, è scuro anche sulle mie labbra. E anche questo è fantastico. Sono due prodotti che mi piacciono tantissimo. Io ve li consiglio, questi prodotti di Astra, perché costano una scemenza. Mi sembra costi 4 euro un rossetto liquido, quindi... ottimo. Altri prodotti invece sono tre. Allora, uno è un prodotto che ho rispolverato, è il rossetto liquido di Essence, qui Liquid Lipstick, mi sembra nella colorazione 6, vi ho fatto un post su, di questo, ve lo lascio giù così potete vedere sia l'inci sia il colore per bene. Ce l'avevo nell'altro video precedente a questo, quello dei prodotti finiti, è un colore che a me piace tantissimo, sembra un po' un lucida labbra, in realtà poi dura un po', cioè dura tanto, ha una via di mezzo tra un lucida labbra e un rossetto, e ha un colore che mi piace tanto ed è un prodotto che mi piace tanto. Costa pochissimo anche questo, ha una buona profumazione e ve lo straconsiglio. Ultimamente con l'estate, con l'arrivo dell'estate, l'ho ritirato fuori e lo sto utilizzando quasi tutti i giorni. Gli ultimi due rossetti sono rossetti sempre di Equilibra, sempre della linea Loves Natures. Questi qua mi sono stati omaggiati al Cosmo Prof. Allora, una cosa che a me non piace è che non ci sia scritto il colore, ma ci sia solamente la lettera, cioè le letterine e i numeri, quindi non si capisce mai dal packaging che cavolo di colore sia. Per esempio, questo è UR010 e questo è UR006. Che cavolo! Avrei preferito magari un nome fuori, comunque, e infatti non mi ricordo, ho buttato via le scatoline e non mi ricordo più i colori. Comunque, uno è questo, mi sembra sia rosso magenta, se ricordo bene, e il colore, ve lo faccio vedere, è questo qua, è proprio un bel rosso, mentre l'altro, non me lo ricordo, via. Comunque, questo qua l'ho utilizzato molto molto di più, è un nude molto bello, un po' malva, bello.
non hanno una profumazione particolare. Allora, sono dei rossetti stratificabili. Mi piacciono tantissimo, sono dei rossetti abbastanza matte, durano tanto, se mangiate vengono via, ma vengono via in maniera uniforme, non vanno a sbordare dalle labbra, sono un po' secchini come texture, quando le andate a mettere sulle labbra si sente che sono un po' secchini. Quindi se avete le labbra secche vi consiglio prima di applicare un burro cacao. Nonostante abbiano appunto questa consistenza un po' secca, a me piacciono tantissimo perché poi si vanno a uniformare molto bene sulle labbra e sono veramente molto confortevoli. Questo qua, il nude, lo sto utilizzando veramente tanto perché, ora vi faccio vedere, il labbro di sotto ho messo il rossetto, quello di sopra no. Ha una colorazione molto molto simile alle mie labbra, quindi io lo applico anche quando non sono truccata di giorno, semplicemente per andare a uniformare il mio colore delle labbra. Io ho le labbra molto pigmentate, quindi in genere questi rossetti qua è difficile che si notino in maniera particolare. Questo mi piace tanto perché va appunto a uniformare le mie labbra. Questi, tolgo lo specchio. Questi sono i miei prodotti preferiti per quanto riguarda il make-up. Fatemi sapere che cosa vi piace a voi e fatemi sapere se conoscete un altro blush più o meno di questa colorazione, se avete dei prodotti da consigliarmi, io sono qua che aspetto i vostri pareri. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento e se non siete iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi. Io vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao ciao!